visto questa ragazza sconvolta in mezzo alla strada e mi sono fermata, era piena di terra, urlava, piangeva. Ha preso un sacco di pugni in testa, nel viso, gli tappava la bocca. È durata questa cosa, mi ha detto, un quarto d'ora, ormai era stremata. Susy ha la voce che trema. È stata lei la prima a soccorrere quella donna che chiedeva aiuto dopo essere stata aggredita da un immigrato che voleva violentarla. Stava facendo jogging quando l'uomo l'ha afferrata, scaraventandola a terra. Si è sentito un braccio attorno alla gola, insomma, al collo. E se l'ha trascinata in mezzo alla terra, praticamente, era un profugo che parlava inglese, insomma, gli diceva che voleva fare sesso con lei e lei urlava e insomma cercava in tutti i modi di lottare. Bagnoli, una manciata di chilometri da Padova, siamo nel cosiddetto triangolo veneto dei profughi. Oltre 2000 se si contano anche quelli della vicina Cona. E questa aggressione ha fatto riesplodere l'esasperazione. 27 anni, nigeriano, il presunto responsabile del tentativo di stupro è stato fermato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri, proprio all'interno dell'ex base militare trasformata in centro d'accoglienza. Gente che si suicida, prima quelli in Italia e dopo... Non riesce a trattenere la rabbia il padre della donna aggredita. A che modo aveva il coprifuoco, madre? Bisogna che io abbia l'unico coprifuoco che c'è. Ospiti, mantenu e i galessare in grado di essere civili. In questa piccola comunità il clima è pesante. Quattro dipendenti della cooperativa che gestisce l'ex base militare hanno denunciato gravi molestie da parte dei richiedenti asilo e una di loro è stata sospesa dal lavoro. Bisogna che noi reagiamo, chiuso e stop. Adesso vivi una vita abbastanza condizionata, specialmente per chi ha figli piccoli. Insomma, io personalmente non mi fido più.